Se ha mai che l'UFO pecorino ti metta a pecore. No, 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 vabbè. Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Spyro, Years of the Dragon. In questo episodio affronteremo un altro livello in volo, uno di quelli che a me piacciono così tanto. Successivamente poi cercheremo di fare la sfida di Hunter, una sfida che non è stata difficile, devo dire la verità. Ma non aggiungo altro, buona visione. Ciao Spyro, ciao Speruccio, come stai? Ciao Sparks, sì, ciao anche a te. Allora, oh, ecco, abbiamo appena iniziato a te spadigli già, lo so di essere rompiballe, ma però dobbiamo fare così. Allora Spyro, andiamo subito qua, facciamo un po' di strage che sia mai... Anche te! Oh, e che pensi di passarla liscia, ne ha capito? Allora dicevo, da che parte andiamo? Dobbiamo fare ancora tutto, immagino? Abbiamo fatto catena incantata, ok, ok, vabbè, e andiamo di qua? Cos'è sta roba? Ah no, questa è la fare per andare via, ma che palle. Vabbè, pazienza, pazienza, sono ritornate. Sono ritornate. Palle. Oh, non le sopportavo più. Allora, ci sarà da sistemare? Sì, tanto, di voi, a voi, andiamo un po' là. Andiamo un po' a vedere dove va sta scaletta, cosa dici? Ma sì, andiamo su. Ah, ok, ok, perfetto. Vabbè, prendiamo tutto. Prendiamo tutto, che questa è roba che torna utile, eh. Domando che roba è sta roba. Ho un incarico speciale per Sparks. Ci vediamo più tardi, Zoe. Ok. Vabbè, però guarda un po' la cosa c'è. Andiamo un po' qua. Cosa c'è? Un uovo. E guarda un po'. Guarda un po'. Anna. Abbiamo trovato Anna. Ok, ciao. Ok, perfetto. Rimbambita come tutti gli altri. E siamo a quota 75. Wow. Allora, guardiamoci bene in giro, perché potrebbero esserci... No, ci sono sicuramente cose. Allora, andiamo di là. Sì, sì, voglio andare di... Allora, intanto qua sotto c'è un quadro poi, eh. Ma vabbè, è lo stesso. Allora, vediamo un pochettino... Ah, qua c'è un diamantino, qua ci sono dei rincoglioniti. E intanto abbiamo preso una vita. Ciao, Spyro. Ok. Questo potenziamento può renderti invincibile, ma solo per un po'. Usalo per oltrepassare questi sputafuoco. Dall'altra parte c'è un uovo che ti aspetta. Ah, ok, va bene. Non è così difficile, eh. Non è per nulla difficile. Ok, andiamo. Non andiamo più. Porca Eva. Allora, dato che non andiamo più, andiamo di qua. Vediamo un pochettino qua cosa c'è da attenderci. Bestemmie. Per beati, guarda qua che casino. Allora, Spyro, facciamo che l'uovo... ce lo prendiamo perché, mica peraltro, poi me lo dimentico. Abbiamo trovato Stuart. Esci. Eccolo lì. Perfetto. Anche te vedo primo della classe proprio, eh. Allora, fammi dare un'occhiata qua in giro, ma no. Ah, c'è una scaletta. Ok. Levatevi dalle valle, che devo rompere cose. Una vita. Ok. Una vita extra fa sempre comodo. Ok, rompiamo questa e ci prendiamo tutte queste gemmette qua. Andiamo su? Cosa c'è su di sopra? Non lo so. Ah, ok. Un pertugio, un buco. Dove ci porta il codello? Ci so fare da sempre. Ma porca. Anzi, se mi procuri un po' d'aiuto, potrei costruirti un razzo in men che non si dica. Ma fa presto, ok? Ho la luna di miele che mi aspetta. Che spaccaballe che sei. Ok, cosa dobbiamo fare? Non ne ho la più pallida idea. Ah, qua c'è un altro uovo. E c'è un altro uovo, abbiamo trovato Ted. Quante cacchio di uova ci sono qua? Guarda! Guarda! Ok, ma... No, c'è ancora qualcosina. Rompi la parete della torre, ok. Sarà questa? Probabilmente. Allora, Spyro, facciamo poi una cosa. Andiamo giù... andiamo giù, bravissimo. E vediamo un pochettino qua cosa c'è da attenderci. Chissà quanta roba c'è. Allora, questo l'abbiamo già fatto. E questo cosa roba è? Il circuito delle api? Boh, non lo so. Però vedo che ci sono cose. Rompiamole, rompiamole. Anzi, fammi un po' più ecco, adesso vammi un po' più forte, bravo. Mamma mia, quanto li odio sti cazzo di livelli. No, è più forte di me. I livelli in acqua non mi piacciono per un cazzo. Andiamo di qua, dai. Oh, perfetto. Ah,
non lo so. Allora, cosa facciamo? Sfide i calabroni? Non so manco io. Sfidiamo i calabroni, dai. Sì. Ok, allora, attraverso tutti gli anelli verdi usa i punti rossi come guida. Ok, vabbè. Sì, conosco purtroppo. Conosco. Cosa abbiamo preso? Non lo so, ma lo userò tipo alla velocità della luce. Guardalo, il merda. Levati dalle balle. Allora, dobbiamo prendere questa. Dobbiamo prendere anche questa. Dobbiamo andare su? Andiamo su, va. Che non si sa mai. Minchia, stiamo perdendo più tempo noi che non so chi. Vieni qua, merda. Guardalo, guardalo. Guardalo, guardalo. Tò bastardo. Sì, va bene, ce la faremo tipo mai. Però siamo già terzi. Aspetta che ci arrivo, sai da te. Spero, devi volare, rimbambito. Porca di quella porca. Stiamo perdendo più tempo noi che non so chi, eh. No. No, non credo che ce la facciamo. Cioè, è ostico come percorso. Aspetta che adesso arrivo. Pyro, deficiente. Ma pensa a te. Sì, vabbè, buona. Levati dalle balle. Oh, stiamo perdendo troppo tempo. Non ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Però a te il culo te lo brucio lo stesso, perché mi sta sulle balle. Non riesco a capire dove cacchio sia il percorso. Vabbè, a parte qua che penso sia più che palese. Però il resto non riesco a trovarlo. Non riesco a capire com'è, come gira. Aspetta, che mo arrivo anche da te. Sto stronzo maledetto. Oh, t'ho preso, sai. Sì, tutte cose. Guardalo lì. Siamo terzi, eh. Non è male. Non è male, ma siamo ancora indietro. Siamo tanto indietro. Pazienza. Allora, infiliamoci di qua. Aspetta che mo arrivo, eh. Ma porca di quella Eva maledetta. Come fai? Pure. Ok, abbiamo cannato un coso. Ritentiamo per l'ennesima volta, eh. Ok, pazienza. Guardalo lì il bastardo. Scoppia, brucia. Maledetto schifoso colabrone di merda. Levati dalle balle, che dobbiamo passare. Dobbiamo andare anche su. Ok, l'abbiamo preso? Non lo so, sì, l'abbiamo preso. Guardalo lì. Vieni qua, merda. Guardalo. No, che palle. Ho detto che palle. Ma pensa a te. Ok, però siamo quarti. Eccoli, abbiamo mancato anche l'altro coso. Perfetto, ottimo. Quello che non dovevamo fare l'abbiamo fatto. Lo stiamo facendo, Spyro. Cioè, proprio... Se posso di qua, cosa abbiamo? Un cazzo, lo allunghiamo e basta. Bene. Vabbè, è lo stesso. Diciamo che queste sono prove. Sono solo prove, ho detto. Ho detto che sono prove. Ecco, vai giù. Perfetto, vabbè. Qualcosa abbiamo fatto. Allora, forse non se levo da rompere i coglioni. Dove dobbiamo andare? Non ne ho la più pallida idea. Sono perso. Ciao. Allora, Spyruccio, siamo terzi al primo giro ancora. Sì. Diciamo che non siamo messi male, eh. Il problema è uno solo. Vaffanculo. Guarda te, sto rompiballe. Il problema è solo uno. Cercare di capire dove cazzo sono gli altri. Uno è lì. Oh. E l'abbiamo preso. Sì, direi di sì, l'abbiamo preso. Non che ci serva moltissimo, ma l'abbiamo preso. Ma vaffan... Perché? Fuori pista, ma da... Però siamo secondi, non ti dico niente. Pigliala quella bastarda lì. Oh, l'abbiamo presa. Siamo secondi e al giro 2, levati dalle balle. Ok, adesso siamo primi. Se non facciamo minchiate, riusciamo ad arrivare anche in fondo. E quello è il problema, se non facciamo minchiate.
Ma le minchiate le faremo. Allora, un razzetto ce lo teniamo, che ci potrebbe sempre servire. Ci potrebbe tanto servire. E come no se non ci potrebbe servire? Vabbè, prendi anche quello, anche se non serve un cazzo. Perché più di uno ne possiamo portare. Ok, siamo primi, spero, siamo primi, non ti dico niente. Se facciamo una minchiata tiro una bestemmia che si crepa al monitor. Penso sia sufficiente quello. Ok, dai. Facciamoci il nostro percorso tranquillo e beato. E cerchiamo di arrivare alla fine. Una domanda non eccessivamente stupida. Dov'è la fine? Qual è la fine? Non lo so. Ma è lo stesso, noi si va, noi dobbiamo cercare di andare oltre, no, non sappiamo qual è, chi se ne frega, andiamo, è lì, eccolo. Cerchiamo di non fare la minchiata che ci ha reso celebri, possibilmente. Che cosa fai lì, deficiente? Ah, pensa a te. Ok, andiamo avanti, e oltretutto abbiamo anche sbagliato qualcosina, ma ci siamo... Ce l'abbiamo fatta! Oh, alleluia! Siamo arrivati primi, abbiamo vinto! No, esci, co cazzo! Ok, ciao Sparks! Ok, abbiamo trovato Harry! Che schifo! Ok, poverino, lo prendiamo tanto per il culo, Sparks, che è quello che ci salva la vita ogni volta. Allora, facciamo la prova cronometro? Ok. Non ho capito assolutamente un cazzo, ma sì, è lo stesso. Allora, dobbiamo fare di qua? Sì, dobbiamo andare di qua. Ok, allora, cerchiamo di prenderli tipo tutti. Ah, è vero, non possiamo andare. Allora, dovremo far fuori tipo questi, credo, non lo so, boh. Il percorso sembra più lineare così. Dove vai? Ma guarda... Oh, ancora un po' lo manchiamo, E mo? Proviamo con le api? Ma porca di quella porca... Vabbè, 2 ore e mezza per girarti l'abbiamo anche mancato. Vabbè, è lo stesso. È lo stesso. Facciamo fuori sti scemi. Sì, tanto ce n'è rimasto uno, ma vabbè. Fosse solo quello che ci è rimasto. Fosse solo quello... Guarda lì il maledetto. Ok. Poi dovremmo passare di qua. Ah, dobbiamo passare di qua. Sì, vabbè, ma ci manca roba, ce ne manca. Per i beati ce ne manca. Ma voglia. Eccolo lì il merda. Aspetta, che mo ti piglio anche a te. Sarà questo? No, non è questo. Come faccio a capire quali sono? No, non lo capiamo. Vabbè, sono solo questi, ce ne sono 2. Ok, abbiamo trovato tutto. Ma la prima? Ma non ci credo. Meglio, ma che... No, ma che cazzo dici? Anzi, sì, aspetta un po'. Abbiamo vinto un altro uovo, ecco, vedi, infatti. Perfetto, abbiamo trovato Chris. Ottimo. Ciao, scemo. Ezza. Aspetta un attimo, Sparks. Caro. Allora, vediamo un attimino. Perché io... Solitamente in queste sfide qua c'è anche una sfida segreta con l'idiota. Con... come cazzo si chiama? Con Hunter. E... non vorrei mai che ci fosse. Guarda un po'. Infatti, c'è una sfida segreta con Hunter. E dobbiamo portarla a termine. Sparo, torniamo indietro, dai. Allora, dobbiamo andare in giro a cercare Hunter, che chissà dove cazzo sta. Valla a trovare, mo, quell'idiota. Allora, sicuramente è imboscato qua da qualche parte. Però il problema sarà appunto trovarlo. Ma dove cacchio ti sei nascosto, ghepardo sminchiato? Non lo sapremo tipo mai. Allora, qua non c'è, non mi pare.
Dove cazzo è? Allora, dato che comunque questa sfida l'abbiamo già fatta, l'abbiamo già vinta, noi qui abbiamo tutto il tempo che vogliamo per trovare l'idiota. È quello il problema, trovare l'idiota. Non è così facile. Di solito è imboscato. Che cazzo è? No, in mezzo agli alberi non c'è. Hunter, quando ti trovo, mamma mia, che brutta fine che ti faccio fare. Ti infiammo il culo. Allora, non ho idea. Dobbiamo cercarlo all'infinito e oltre. Eccolo là, l'imbecille. Porca Eva. No, Spyro. No, ho detto no. Oh, che palle. Quando parte da solo non sai mai quello che vuol fare. Ciao. Un pecorino gigantesco nei paraggi e sta cercando di prendermi. Gli ho impedito di rapire un uovo di drago e ora vuole vendicarsi. Sia mai che l'ufo pecorino ti metta a pecore. No, 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 vabbè. Tirerò l'ufo lungo il fiume di miele. Poi. Ok, vado. Vai a fanculo. Sì. Ok, e mi domando che cazzo dobbiamo fare. Perfetto. Ah, ma dobbiamo saltare. Goku, non sono bravo in queste cose, io lo sai, vero? No, non sono per niente bravo. Eccoli, Hunter, verrai sodomizzato. Ok, abbiamo capito cosa c'è da fare. Sì, abbiamo capito cosa c'è da fare. Allora, queste visuali le odio. Le odio, ma di brutto, eh. Ma di brutta maniera proprio. Però vabbè, è lo stesso, dai. Dai. La madonna che salti. Non sono capace a fare ste cose io, ma pensa te. Hunter, ti odio maledettamente tanto. Che salti. Guarda, non è tanto un casino, è la visuale. Cioè, io preferirei una visuale che ti viene incontro. Ma va da sé, se io ti devo complicare la vita, te la complico fino alla fine. Vabbè, dettagli. Ok. Ah, si è stampato? Hai visto? Nessuno è più veloce di un ghepardo. E non ho neanche fatto cadere l'uovo. Vorrei vedere. Abbiamo trovato Nori. Ottimo. Ehia! Ok, abbiamo completato? Niente, Sparks, mi sa che portavo l'asciuga. Ok, eccoci tornati al lago della sera. Fa un po' vedere. 100%. Perfetto. Abbiamo completato anche questo. Ok, Sparuccio, ce l'abbiamo fatta. Ecco, sì, fate bello che non si sa mai. Magari sott'acqua trovi l'anima gemella o qualcuno da pinolare, semplicemente. Ok, spero. Ci diamo da fare? Ci abbiamo giusto poco da fare. Abbiamo fatto due cose merdose. No, dietro di noi non c'è niente. C'è solo l'erba e una montagna. Correre, veloci. E per ora fermiamoci qui. Siamo riusciti a finire anche questo livello e anche la sfida di Hunter, completandola al 100%. Nei prossimi episodi andremo avanti. Abbiamo ancora mondo cose da fare. Abbiamo iniziato praticamente adesso questo quadro. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate qualcosa che volete, tanto non lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao.